Buonasera, buonasera dalla palestra cabina di Imola. Carlo Dall'Aglio e la Pallamano Romagna vi danno il benvenuto al recupero della terza giornata di andata tra Pallamano Romagna e Brixia in Bressanone. Stanno terminando le presentazioni delle squadre. Pronto o quasi per l'inizio della partita, recupera la terza giornata un Romagna che è alla ricerca del primo successo della stagione o comunque del primo punto della stagione. Dall'altra parte un Brixen che è già in vetta alla classifica, è sicuramente una delle squadre più pronosticate, diciamo, verso la conquista dello scudetto. Comunque siamo ancora alle prime 5 giornate, ancora presto per fare questi conti. Certamente con l'arrivo del mordanese Davide Buzzamini hanno alzato notevolmente il livello e le prospettive. Pochi secondi all'inizio della partita. Qui accanto a me Francesco Lodato, allenatore del Faenza di Serie B, grande avvio di stagione in Serie B per te, dopo ne parleremo. Intanto un saluto, un benvenuto. Buonasera a tutti. Attacca per la prima palla, si scambiano il pallone per sporcarsi le mani i giocatori del Brixen. Attacca in Romagna con Gregorio Mazzanti che scambia con Rotaru. Ivan Antic in due su di lui, la recupera, poi prova il passaggio filtrante, attacco subito Stefano Arcieri. La squadra bianco-verde, scambiano Buzzamini e Versacovs,
che gestisce la palla al centro, finge il tiro, va fino in fondo. Ardian ai balli, scusate. Tiro intanto dall'altra parte dai 7 metri per Ivan Antic contro Mate Volarevic. Sicuramente uno dei migliori portieri del campionato. Ivan Antic si sblocca subito. A differenza dell'ultima partita casalinga contro Merano, dove ha segnato solo allo scadere del primo tempo. Ora prova Albertini a uscire, a essere pronto all'uscita su Buzzamini. I balli. Versakovs, scambiano i due. La palla arriva ad Arcieri, si accentra il tiro. Fuori, lontanissimo. Intanto attacchi Romagna. Attacchi Romagna con uno scontro, vediamo. Il tiro ci prova Mazzanti, c'è stata la spinta. Guardate, abbiamo avuto un problema tecnico ora. Sono passati 3 minuti e 15, 1-1 il punteggio. Ceroni in campo prova a farsi largo in mezzo ai monumentali difensori di Brixen. Ora Antic, Mazzanti viene strattonato, ancora 9 metri per gli arancio blu. Prova a saltare, il tiro, il grande gol di Ivan Antic. Bel diagonale, potente. Ora i balli. C'è la parata di Redaelli. Intanto dall'altra parte viene trattenuto lo stesso Antic. Può ripartire. Ricordiamo, in Romagna 4 sconfitte in questo avvio di campionato. Ha fame di punti. Ora Antic, Artaru viene spinto, trattenuto. Torna da Antic, esce Di Domenico, la palla ancora per Mazzanti, c'è una pressione di passe. Ora attacca Buzzamini, Versacco, sentire immediato la parata di un super Martino Redaelli, che mette subito la firma in questo video di partita con due parate. Due-uno punteggio, 5-15 giocati. Palla cavina gremita di tifosi. Vediamo, l'arbitro interrompe il gioco. Ora può ripartire Rinaldo Ceroni con Mazzanti. Prova a scalare Di Domenico. Ruotano sulla sinistra. Antic rischia di perdere la palla. Rotaro la recupera. E ora Antic, ancora Rotaro. Prova ad andare in fondo per Albertini. Vediamo, altri 7 metri. 7 metri.
E ancora Ivan Antic. Tiro senza nemmeno la finta. Tre a uno il punteggio dopo 6 minuti e 30. Vecciakos, ora esce Buzzamini, adesso Vecciakos, c'è la rete, ora in velocità in Romagna Mazzanti. Antic centra, Mazzanti non riesce a recuperare la palla per il tiro, poi prova a penetrare, lo bloccano in due. Prova a fare del movimento di Domenico. Rischiano di perdere la palla e gli arancio blu, ora c'è il braccio alzato, prova Mazzanti sotto mano, la palla esce alla destra di Mate Volarevic, riparte in velocità Buzzamini, ora la palla, l'arbitro non fischia l'intervento di Ceroni sul Balli, c'è il contropiede, ma lo stesso Buzzamini la recupera, Arcieri sulla sinistra. Francesco Lodato, dicevamo, allenatore del Faenza di Serie B, facente parte del grande progetto della Palamano Romagna. Come vedi questo inizio partita della Romagna, questi primi 8 minuti col vantaggio 3-2? Ho visto che Domenico ha preparato la partita praticamente mettendo a uomo Davide Buzzamini e il Brixen risponde ponendo il terzino sinistro sui 9 metri, quindi trasformando una 5 più 1 in 6-0 praticamente. L'attacco sta manovrando bene, vedo un po' i ragazzi in difficoltà sull'1 contro 1 contro la difesa 6-0 del Brixen, però è molto aggressiva, quindi ci sta. È sicuramente una delle migliori difese del campionato, quindi ci sta. Ora ci prova Antic, la palla è persa dal Bressanone, non si capiscono i difensori, c'è il tocco ma c'è ancora il braccio del passivo, quindi deve tirare abbastanza velocemente Romagna, il fallo di Buzzamini su Rotaru, direi che manca il tocco per il tiro, è pronto Antic, si alza, c'è il muro pallavolistico e ora il passivo diventa effettivo, quindi la palla torna per i bianco-verdi, tempo fermo per la pulizia del campo. Due punteggio, non si segna molto in questo video di partita. La Romagna sta comunque difendendo bene la difesa che era la sua principale arma nella scorsa stagione in Serie 2 quando c'è stata la cavalcata vincente. Vediamo ancora Albertini pronto a uscire su Buzzamini, escludendolo almeno in parte dall'attacco. Ora la palla arriva di Giulio, perde il pallone, il Brixen può ripartire in velocità, Antic dall'altra parte, ricambiano l'errore, può partire Arcieri, Rotaru lo ferma, lo placca, non scappa Arcieri, la fascia sinistra del Brixen è completamente azzurra tra Arcieri e Buzzamini, infatti scambiano spesso la posizione in campo. Ora vediamo la palla che arriva a Vecciakos, ancora Di Giulio da là, vediamo l'intervento, c'è il
Vediamo lo scontro, il fallo in attacco di Giulio. Attacca ora. Siamo passati gli 11 minuti di gioco. Rischia di perdere, c'è un po' di confusione in attacco, c'è già di nuovo il tempo passivo, deve accelerare Rotaru, va e segna Alex Rotaru. ...4-2 punteggio, 11-20... Ora vediamo l'arbitro, finché il fallo e la munizione a Ceroni. Bravo Ronny! Ora è Buzzamini a gestire l'attacco del Brixen. Va fino in fondo, i balli, la mega parata di Redaelli. Ora vediamo il fallo della difesa sui balli. Il fratello Ardian, quindi la palla viene deviata dalla difesa, rimessa col tiro d'angolo, deve tirare, viene trattenuto, cioè il tiro dai 7 metri. Per il Brixen, Davide Dado Buzzamini contro Martino Redaelli. Finta e la rete. La rete è 4-3. Avanti Romagna. 13 minuti esatti giocati. Di Domenico prova come prima a scompigliare le carte della difesa. Ora rischi di perderla in Romagna, c'è il fallo e c'è anche la munizione, direi per Arcieri, per il fallo su Ceroni. Può ripartire lo stesso pivot romagnolo. Nessun cambio ancora in questo avvio di partita. Ora Rotaru accelera, rischia Antic di perdere la palla, poi la perde. Buzzamini con calma fa ripartire Di Giulio. Un sacco sopra Buzzamini, si butta in mezzo, arriva il tiro, ma c'è il fallo, saranno ancora 9 metri. Si spiega qui compagni Buzzamini, ora il tempo fermo. 15:50 da giocare. C'è da pulire, da asciugare la palla, immagino. Hanno cambiato direttamente la palla con un'altra. Albertini sempre la marcatura, Francesco su Buzzamini, non è asfissiante ma c'ha un occhio sempre di riguardo. Sì. Diciamo che è più diretto sulla linea di passaggio che sull'uomo, però sta funzionando per adesso. Il Vixen è leggermente in difficoltà e quindi è giusto continuare così. Arcieri sbaglia dall'ala, ora recupera la palla con un fallo, quindi vediamo il primo cambio della partita. Entra Essam, esce Ceroni, zona pivot, ma c'è anche il time out, oppure di nuovo con la palla
c'è il nuovo cambio della palla. Dava probabilmente un po' di problemi. Proprio Essam, poi in Mohamed Essam, l'egiziano appena arrivato pochi giorni prima dell'inizio del campionato in casa della Romagna. Mazzanti, scambio con Rotaro che prova a accelerare, Antic, finta di corpo, Mazzanti viene strattonato al momento del tiro, sono 9 metri. Riparte allora da Antic, Rotaru con una bella finta di corpo, Albertini si accentra, ora Mazzanti ancora viene trattenuto da Buzzamini. Superata la metà del primo tempo, Romagna avanti 4-3, Antic si eleva, la palla finisce alto di poco sopra la traversa, può ripartire. Il tiro e la rete di Ardian, i balli alla seconda rete personale. Si segna davvero col contagocce, entra in campo per la pallamano romana il capitano Fabrizio Tassinari. Antic, Rotaru, Albertini dall'ala, la parata di Volarevic, può ripartire la squadra ospite con Arcieri che è libero e c'è la parata con il piede sinistro di Martino Vedelli alla quarta parata personale. Francesco, 4 parate su un 4-4 è fondamentale. Sì, sì, in questo momento Martino sta aiutando tantissimo la squadra con le sue parate e ho visto un Bressanone che sta cominciando ad alzare il ritmo anche nelle ripartenze veloci. Attacca ancora Romagna, Tassinari gira su se stesso, la palla per Essam. Rotaru, Antic viene trattenuto. È una difesa particolarmente ostica quella del Brixen. Beh, praticamente due dei difensori di giovani nazionale come specialist praticamente, quindi la deviazione di Fabrizio Tassinari sul tiro di Iballi lanciato in contropiede, finisce sopra la traversa. Vale come una parata questa. Entra in campo come è centrale, intanto c'è la pulizia del campo. Entra in campo come centrale Lucas Stricker, che sta parlando infatti. Sta parlando con i suoi compagni per il primo schema, ricordiamolo, Stricker a Merano nella scorsa stagione. Può ripartire, mancano 12 minuti esatti all'intervallo. Stricker. Buzzamini attaccato da Albertini, la super parata ancora di Redelli, contropiede, il tiro, non ci sono fischi, quindi attacca Versacos, Stricker va fino in fondo e segna una grandissima rete. Una grandissima rete in penetrazione, non lascia scampo a Martino Redelli che comunque ha già compiuto 5 parate.
ora c'è ancora chiaramente la pulizia del campo, fa molto caldo, giornate primaverili. Francesco, primo vantaggio di Brixen, 5-4, mancano 11-22 alla fine del primo tempo. Com'è questa fase centrale del primo tempo? Si era capito che il Brixen stava un attimino cominciando ad alzare il ritmo partita, e quindi è entrato anche Striker per dare, penso, anche una manovra ancora più veloce e più rapida, soprattutto nelle ripartenze, perché con questa difesa aggressiva i palloni vengono più facilmente recuperati, ecco, appunto, e quindi favorisce il gioco veloce questo. Ora la palla per il Romano che attacca con il nuovo entrato Claudio Locicero, Tassinari. Locicero che ha la sua specialità nel tiro dei 9 metri per spaccare un po' l'egemonia della difesa. Ora il fallo su Sam. Tassinari in cabina di regia, prova l'accelerata, tiro, la deviazione di Buzzamini, può ripartire Volarevic con Striker, a palla fortissima per i balli, però la palla rimane giocabile per Arcieri che non si fa scappare l'occasione. Mi scappa un sorriso che Davide Buzzamini abbia stoppato Bicio dopo anni e anni che hanno giocato insieme, che Bicio l'ha visto crescere praticamente. Esattamente, ricordiamo Buzzamini mordanese, ha vissuto tutte le giovanili tra la Romagna, nel Romagna Handball, poi le esperienze in Francia 3 anni e in Spagna per 2, ritorna per vincere chiaramente in Italia in Serie A Gold, ed è sicuramente per tutto il movimento un aspetto molto importante questa scelta, come quella di Savini nel Cassano Maniago che abbiamo visto la prima giornata. I talenti italiani che tornano per alzare il livello, Francesco, questo è molto importante. Sì, assolutamente, le opportunità ci sono, è inutile nasconderlo, uno se vuole può, quindi basta chiedere, basta parlare, basta cercare, e le possibilità di andare fuori ci sono, e non è vero che è così difficile, perché noi possiamo farci valere anche fuori, e dobbiamo cambiarla questa mentalità, perché non siamo, diciamo, più piccoli di nessuno, quindi basta solo crederci, allenarsi e poi i risultati verranno. La nazionale progressivamente negli ultimi anni sta ottenendo diversi risultati importanti, la ricordiamo a Faenza con quasi 5.000 spettatori, fu un grande spettacolo per la pallamano contro la Slovacchia. Ora, dopo il time out, entrato in campo anche Costantinos Mimikos, il greco. Che si piazza direttamente in mezzo all'attacco. I balli sulla sinistra. Buzzamini, Versacos e Striker a gestire, e Di Giulio all'ala destra. Si fa sentire il pubblico del Romagna, la cabina piena anche questa sera. Striker, la palla è proprio per Mimikos, c'è il fallo di Esham. 9 metri, Striker. Prova l'accelerazione, perdono la palla, la recupera Romagna, poi l'arbitro fischia e quindi può ripartire. Davvero buon intervento difensivo, ottimo veramente, di Locicero. Penso che sia stato Tondini che non ha subito il blocco del pivot, è riuscito a strappare quel pallone.
Ora Antic, appena il secondo, realizza Ivan Antic la rete del pareggio a 8:20 dalla fine, 5 pari. La partita dove evidentemente stanno dominando le difese, si scambiano le posizioni del Sacos e i Balli. Ora la palla arriva a Mimico, c'è la parata, la palla di Redelli, ma c'è il tiro dai 7 metri e quindi ancora Davide Buzzamini contro Martino Redelli. Il tiro è la rete ancora di Davide Buzzamini, segna il nuovo vantaggio, seconda rete su rigore entrambe per il terzino mordanese, 7:20 alla fine, Romagna 5 Brixen 6. Tassinari, Antic rischia di scivolare, lo cicero, la palla per Albertini, Tassinari, lo cicero non riesce a trovare il tempo per tirare, poi per la palla, ma c'è il fallo visto dagli arbitri Limido e Donnini, coppia storica dell'arbitraggio italiano. Ora il Samba va fino in fondo, cade con l'intervento falloso e quindi altri 7 metri. Entra anche Dario Chiarini per la difesa, posto di rotare. Ivan Antic contro Mate Volarevic e c'è ancora la rete di Ivan Antic. Quinta rete su 6 realizzate in tutto, l'altra è di Rotaro. 6 pari a 6 minuti e 10 dalla fine. Buzzamini ora fa l'ala sinistra, Stricker gioca con Versato, i Balli, Carlo Di Scamma, Mimikos deve cambiare posizione, poi la rimette su Stricker, i Balli, Buzzamini si accentra, non riesce però a trovare il tempo, poi perdono la palla gli attaccanti, c'è un intervento arbitrale, quindi ancora 9 metri, Stricker. Proveranno a far salire Davide, penso. Perdono la palla. Redelli con Antic fa ripartire la sua squadra, ora si centra con Tassinari, Antic, un Antic che si è ripreso dopo la brutta prestazione contro Merano, almeno in questo primo tempo, sì, con oggi 5 reti. Totalmente un altro giocatore. No, va, viene trattenuto lungamente, vediamo, 2 minuti, appunto. Proprio per Davide Buzzamini. Tanti tifosi personali sono venuti a vederlo dal vivo, gente, amici, parenti, amici di una vita, che lo ritrovano sul campo dopo tanti anni di lontananza. Ora uomo in più per Romagna, mancano meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, 6 pari. Antic, Tassinari, decide di non forzare in velocità Romagna. Ora Antic lo fa e va fino in fondo e segna ancora, 7-6. Sei reti per il centrale terzino croato. Uomo in meno, ritorna in campo Arcieri. Tricker chiaramente con l'extra player senza il portiere. Per avere l'attacco completo, lasciano la porta sguarnita. Ora la palla proprio per Arcieri, il pallonetto vincente. Arcieri, un grandissimo giocatore, non lo scopriamo certamente stasera. Da anni
nel giro della nazionale. Ora il Romagna deve rimettere di nuovo il gioco alla palla. Per un paio di volte è ripetuto l'operazione. Ora Cassinari si accentra, la palla viene toccata col piede. L'arbitro dà solo la rimessa laterale. Ora lo Cicero Antic, vediamo fallo di sfondamento di un attaccante del Romagna, Volarevic. Rimette il gioco la palla. Ora prova ad accelerare i balli, c'è fallo di sfondamento, può ripartire Antic, rischia di perdere la palla, deve rimettere in velocità, Esham dall'altra parte, Volarevic para. È stato un attimo di confusione con Bressanone che si lamentava per infrazione di passi. Ora siamo tornati alla parità numerica, 2 minuti alla fine, 2 minuti e 8 alla fine. Ora Arcieri va, della anticipa la palla e va in contropiede direttissimo, poi la butta via, va dall'altra parte Arcieri, colpisce il palo, azione concitata da una parte e dall'altra. Ora l'arbitro ferma il tempo a 1:44. Entra in campo intanto Rotaru. Contropiede di Lo Cicero. Con un passaggio sbagliato all'indietro, ripartenza, il palo di Arcieri. Il tocco della difesa, quindi dopo la pulizia del campo si può ripartire con di nuovo Davide Buzzumini in campo. Stricker. Lo Sakos di Giulio, c'è il fallo di Chiarini, 1:20. Importante rimanere su 7-7 in questo primo tempo. Ora vediamo la palla sbagliata da Di Giulio, può ripartire il contropiede Fabrizio Cassinari, la palla è troppo lunga per Bandini che non riesce a controllarla. ...48 secondi, prova a giocare fino in fondo il Bressanone. 40 secondi, prova a morire con la palla in mano in questo primo tempo. Esperienza. Stricker, a palla per Hendrit Iballi che segna proprio a 25 secondi alla fine. Ora l'ultimo possesso verosimilmente sarà per i gialloblu che hanno, gli arancioblu che hanno 12 secondi per andare a segno, perde la palla tra Rotaro e Antic, contropiede e c'è la rete ancora di Hendrit Iballi che segna 2 reti in pochi secondi e quasi all'improvviso, doppio vantaggio per la squadra di casa, per la squadra ospite sul 7-9.
brevissimo commento, una pillola di commento di questo primo tempo. Io penso che i ragazzi stanno facendo un'ottima partita. Penso anche però che il Bressanone si stia un attimino limitando, infatti gli ultimi minuti hanno dimostrato che se alzano il ritmo possono essere molto più pericolosi, quindi spero che i ragazzi siano bravi a non cadere in questo tranello e giocarsela in quarta fase, perché in gioco veloci con Riccardo Di Giulio e con Stefano Aceri il Bressanone può essere molto pericoloso, quindi speriamo i ragazzi riescano a giocarsela più in modo tranquillo ed esperienza e rimanere almeno in partita. Bene, rimanete con la nostra diretta qua su Eleven Sports. Tra pochi minuti, secondo tempo di Romagna Brixen.
Bentornati alla palestra cavina di Imola, Pallamano Romagna contro Brixen Bressanone, 7-9 per i biancoverdi di Davide Buzzamini. Nel primo tempo Buzzamini 2, così come i due fratelli Balli, Ardian e Hendrit, una rete a testa per Arcieri, Stricker e Versacos per il Romagna. È molto più semplice il tabellino, una rete per Alex Rotaro e 6 per Ivan Antic, il tiratore croato arrivato in estate agli ordini di coach Domenico Tassinaro. Tutto pronto o quasi, il Romagna era sul 7-7 fino a 40 secondi dalla fine, anche meno, 25 secondi dalla fine. Le due reti di Hendrit e Balli hanno portato in dote un vantaggio di due reti alla fine della prima frazione ai biancoverdi. Poche reti qua alla cabina questa sera finora, poche reti, difese molto attente e portieri, inutile sottolinearlo, di alto livello. Redaelli, 5 parate fondamentali per il punteggio. Dall'altra parte un fenomeno vero, uno dei migliori portieri della Serie A Gold come Mate Volarevic, che ha vinto il titolo di miglior portiere già diverse volte. È proprio Buzzamini, tocca la palla ora, è tutto pronto. Ora spostato come terzino destro Buzzamini, Stricker. C'è Arcieri, Stricker il terzino sinistro, Arcieri all'ala sinistra, mentre Di Giulio all'ala destra. Poi due i Balli, centrale Ardian e Hendrit il pivot, mentre poi in porta Volarevic ovviamente per il Romagna. Antic di Domenico, Albertini, Ceroni che torna in campo. Intanto c'è subito la rete, pronti via di Lucas Stricker, quindi c'è l'immediata rete di Giovanni Romagna. Con in campo di nuovo Mazzanti, Rotaro, Antic, Ceroni e alle ali Di Domenico e Albertini, con in porta Redelli. Fatta la conta, si può ricominciare il gioco con Romagna che all'improvviso si ritrova sotto di 3 dopo essere stato sempre aggrappato e anche in vantaggio durante il primo tempo. 3-1 dopo 6 minuti il punteggio ad esempio. Poi Antic, Mazzanti si accentra, poi Rotaro scambia con Mazzanti. C'è il fallo di Buzzamini, c'è già il braccio alzato per il passivo, si carica sulle spalle Antic che però viene ancora trattenuto. C'è ancora il braccio alzato, deve essere un tiro immediato. C'è ancora la pulizia del campo. Tempo fermo. Passati 1 minuto e 48. All'inizio della ripresa i ragazzi del settore giovanile, i bambini del settore giovanile che puliscono il campo sono sempre una bella cosa. Anzi, c'è la deviazione del muro, poi vediamo, crolla a terra un giocatore del Bressanone, speriamo nulla di grave. Francesco, ricordiamo Francesco Lodato, allenatore del Faenza di Serie B. Questo avvio di secondo tempo un po' morbido, se così si può dire.
Ma vediamo, è ancora presto per dirlo, vediamo come reagiranno i ragazzi a questo parziale del Bressanone. Sì, parziale di 3-0, a cavallo dei due tempi, ora l'importante per la squadra di casa è non abbattersi al primo vero stacco della partita, ma restare concentrati come ha fatto nel corso del primo tempo, dove non ha fatto scappare gli ospiti. Ora difendono con due in esterno, c'è il tiro di Mazzanti, c'è anche però il fallo ed è un altro 9 metri. Ceroni, Mazzanti, prima va Dantic, poi da Rotaru, Buzzamini su di lui, ora trova Antic, perde la palla. Albertini aggressivo anche Mazzanti, che poi esce per dare il cambio attacco-difesa. Ora però la palla è nelle mani di Stricker, non ha ovviamente fretta la squadra di coach Sutura. Ora il tiro altissimo sopra la traversa, forte ma alto, il tiro di Balli in velocità, Antic per Rotaru, c'è sfondamento di Alex Rotaru. Non si sblocca in questo secondo tempo, sono passati 4 minuti e 15. Un po' di difficoltà in fase realizzativa, anche visto anche nelle altre partite, ma almeno la cosa positiva fino a questo momento è la tenuta in difesa rispetto alle gare precedenti, dove gli avversari hanno superato abbondantemente quota 30. Sì, assolutamente sì. Stricker intanto segna la sua seconda rete in questa ripresa, la sua terza in serata, 11-7. Rotaru, Antic, scivola la palla dalle mani, poi Mazzanti alza per Rotaru, Antic, c'è blocco, gli strappa la palla, i Balli dalle mani, c'è evidentemente fallo. Allora attacca, vediamo, viene trascinato da Buzzamini, Mazzanti, 9 metri, c'è ancora il braccio alzato per il passivo, va Rotaru e questa volta difesa in area di Giulio, sono i 7 metri sull'incursione di Alex Rotaru, vediamo se sarà ancora Ivan Antic, è così, si avvicina. Il portiere, il cambio in porta con Ivan Antic e la parata subito di Alex Vire, azzeccato il cambio portiere, rigore sbagliato, grande parata di intuito per Alex Vire che grifa questa partita con il suo intervento. Domani ancora secco nella ripresa, Buzzamini, i Balli, vediamo Di Giulio, va fino in fondo e segna la sua prima rete della partita, 12-7, prova qualche cambio, ora prova coach Tessinari, Chiarini al posto di Antic per l'attacco. 7 minuti giocati, ancora fermi Romagna, si deve sbloccare quanto prima. Ora
Rotaro, bella palla, bella invenzione per Albertini, che viene spinta, viene spinto ora Rotaro anche lui, con i balli. C'è ancora l'interruzione del campo per la pulizia, per l'asciugatura. Lo aiutano. Una bella scena con i balli che aiuta il ragazzo. Allora il Brice avanti di 5. Quando sono passati 7 minuti e mezzo, il Romania ha palla in mano. Chiarini, ora Rotaro, Mazzanti cerca il varco, Rotaro lo trova, la parata di volare lì. Poi Albertini, vediamo che l'arbitro ha fischiato il fallo di Albertini su Stricker. Ora i balli, Stricker. Ancora con più calma di prima, il Brixen gestisce con Stricker. Ora Buzzamini, palla per Di Giulio, il pallonetto, la palla è morbida e segna la seconda rete consecutiva per lui. Più 6 per il Brixen. Ora Rotaro, la palla non arriva nelle mani di Ceroni, contropiede, Di Giulio viene fermato da Mazzanti a centrocampo. Due gran bei gol di Riccardo, il teramano Di Giulio, due reti consecutive che tra l'altro hanno amplificato il vantaggio del Brixen. C'è la rete, del centrale di Luca Stricker, la sua quarta rete personale. È il momento, di nuovo di Tassinari, ritorna anche Ivan Antic, 7-14, Antic va subito e c'è subito la parata di Volarevic. Di Domenico non riesce ad anticipare il difensore. Sfortunato qui Antic. Una bella iniziativa. Più 7, doppiato in Romagna. 10 minuti giocati nella ripresa. La rete. Spero che i ragazzi non si stiano spegnendo, perché è giusto continuare a giocare la partita. Due reti consecutive di Luca Stricker, 5 complessive. Entra in campo Samuele Mandelli al posto di Martino Redelli. Prova a scaldare un po' l'ambiente, il pubblico, a far sentire la propria presenza. Ora c'è Chiarini, viene spinto dai balli. C'è ancora il tempo fermo. Purtroppo queste sono procedure inevitabili con l'umidità, stagione praticamente primaverile, tanta gente e alla fine è davvero molto caldo questa sera alla Palestra Cavina.
7 Romagna, 15 Brixen, 19 minuti alla fine. Prova a tassinare, ad accentrarsi, viene strattonato. Finora solo un'esclusione per 2 minuti in tutta la partita. Ora Antic, 2 su Chiarini. Tassinari prova a cercare la prodezza personale, finiscono in due a terra, lui e Ceroni. Entra Filippo Gollini in difesa. Non riesce Francesco Romagna a trovare una via fluida per andare al tiro senza essere strattonato o comunque fermato nel momento del tiro. Sì, beh, 12 minuti senza gol è difficile. Ora i ragazzi ci stanno provando, però il Brixen, l'ho detto a primo tempo, se aumentano il ritmo diventa molto difficile per i ragazzi competere a quella velocità. Quindi speriamo che almeno riescano a giocarsela fino alla fine. Ora vediamo scintille tra i pivot con Ceroni che viene strattonato più volte dal greco Mimikos. Ora Tassinari, Antic, Chiarini, a palla arriva ad Albertini ma non può accelerare, lo fa Antic, il tiro sopra la traversa. Buio pesto per l'attacco del Romagna. Non che nel primo tempo avesse fatto faville, ma almeno era in totale equilibrio la partita. Ora il Brixen senza strafare sta conducendo apparentemente senza grossi patemi nel punteggio. Stricker, ora la palla per Mimikos, rischia di rubare la palla a Chiarini, il tiro e la rete di Arcieri. La sua seconda rete per l'ala azzurra. Entra in campo e Sam si va a posizionare a pivot insieme a Mimikos. Entra anche Mattia Bandini, torna in campo all'ala sinistra. Tassinari, Albertini si mette in proprio anche lui, prova l'accelerazione, la fiammata. Ci poteva almeno stare, ci c'è stare, un sì. Qualche idea per scardinare la difesa. Ci si avvicina malinconicamente alla metà della ripresa, con il Romagna ancora a quota zero in questo tempo. Stricche, balli, palla arriva di Giulio, un altro pallonetto vincente, terza rete per Riccardo Di Giulio. Ora prova a tassinare, viene anticipato, riparte in velocità e Di Giulio non arriva sulla palla lunga, troppo lunga per lui, quindi Tassinari prova ad accentrarsi. Ivan Antic in buon ritmo, c'è la deviazione, poi la rete che sblocca Romagna, che sblocca Romagna di Tommaso Albertini, segna la sua prima rete ed è la prima rete del Romagna nel secondo tempo, proprio a cavallo del quindicesimo minuto, quindi è cominciato l'ultimo periodo del match con il più 9 del Brixen. Palla in mano per Mimikos dopo la pulizia del campo.
di parte in questo momento. Andiamo in campo anche Versacos. Con Stricker e i balli sulla linea dei terzini. Che squadra questo Brixen, si è dimostrato di un gran valore. La parata di Mandelli. Intanto c'è il fallo su Tassinari che è andato comunque a concludere, c'è stato 2 minuti. Ad Arcieri. Uomo in più per il Romagna che sul meno 9 deve tentare in qualche modo di riaprire il match. È entrato in campo anche Cristian Amaroli sulla destra, sull'ala destra. Tassinari, Antic a palla per Bandini che si accentra e realizza. Mattia Bandini realizza la rete, la sua prima rete. Accorcia. Ora il Brixen, se prima non aveva fretta, ora ne ha ancora di meno. Con l'extra player, cioè col portiere in panchina, giocano 6 contro 7. C'è già il gioco passivo per il tempo perso in precedenza. La parata di Mandelli. Tempo corre intanto, 13 minuti, tutta questa perdita di tempo è chiaramente data dall'esperienza di una squadra che sa come fare. Il tiro di Buzzamini, palo, il tiro di Samuele Mandelli che segna la rete numero 10. Da porta a porta. Volarevic non è riuscito a rientrare in tempo quando mancano 12 e 20 alla fine. 3 reti in pochi minuti del Romagna hanno rivitalizzato anche un po' il pubblico. Ora Stricker, il tiro, la deviazione di Antic, tiro d'angolo. Parità numerica nel frattempo, c'è il fallo. Buzzamini tira alto ancora. Chiarini, Antic, Chiarini, Tassinari, la palla ad Amaroli che passa al capitano. Antic prova a prendersi spazio, ora anche Tassinari, ma c'è veramente un muro davanti a loro. Deve provare Antic in elevazione, prova, passa a Bessam, la parata di Volarevic. Resta in gol l'urlo del Romagna, del pubblico del Romagna. 11 minuti, 10 a 17, almeno Francesco hanno ridotto i padroni di casa un po' le distanze, perché meno 10 era davvero pesante. Sì, Bressanone ha spinto i primi minuti, penso per proprio dare un parziale maggiore e tranquillizzare così il risultato. Ora ha rallentato nuovamente e Romagna si è fatto di nuovo sotto. Striche, i balli in 10 di lui. Buona difesa di Collini qui, aiutato da Antic. Ora i
Balli, c'è la Ritti, del 18-10. Scusate, è rimasto indietro il nome dell'autore della rete. 18-10, intanto l'errore della Romagna, parte in attacco ancora. Perde a palla, rischia anche parecchio. Ora i Balli, il centro per Stricker, per la palla, fa ripartire Ivan Antic, Tassinari spinge, ancora Antic, Chiarini, Tassinari, c'è il tiro alla rete di Cristian Amaroli. Bel gol di Cristian. Prima rete dall'ala in elevazione, riporta a meno 7 la sua squadra. Fare una sfoglia polare, dice, sempre qualcosa di particolare secondo me. Esattamente. 8 minuti e 15 alla fine della partita, il tiro sempre di Versacos. Ora Tassinari, è entrato in campo anche Fioretti per il Romagna, perde la palla però il giovane bolognese. Ora Brixen può gestire con Di Giulio i Balli, Ardian i Balli, Stricker, Sackles. Ora chiaramente il Brixen addormenta il gioco per far scorrere quanto prima il tempo con un vantaggio abbastanza importante. Ora recupera Ceroni, contropiede, confusione in mezzo al campo, l'arbitro fischia il fallo per il Romagna. Tassinari, Fioretti, prova a accelerare il capitano, viene strattonato a terra Ceroni, sono i due minuti per Costantino Mimikos, quindi altra inferiorità numerica per il Brixen, cioè superiorità numerica per i Romani ovviamente. Rigore dopo la pulizia del campo, 19-11 il punteggio. Non è dato il rigore ovviamente perché non aveva la palla per il tiro Ceroni. Che può rimettere in campo. Vediamo il commissario di campo che parla con il coppia arbitrale. Può ripartire il gioco. 6-46. Romagna per accorciare di nuovo su meno 7. Tassinari, Fioretti, entra Maroli, palla per Antic, trova Barco, non se la sente, poi viene trascinato a terra Tassinari, proprio da Davide Buzzamini.
non si è accorto che aveva praticamente soltanto Volarevic davanti a lui. Esatto. Antic ha sprecato una buona occasione per andare al tiro, ora ci prova ma viene fermato col fallo dai Balli e Di Giulio. Braccio alzato per il passivo, la palla per Ceroni sul passaggio dietro le spalle, va fino in fondo Di Giulio, il pallonetto, segna ancora ed è il 20-11, 5:45 da giocare. Antic, Fioretti, l'uomo in più per Romagna, deve almeno sfruttare questa occasione per accorciare. Antic cerca il varco, poi lo passa per Ceroni, infiltrante. 12-20. Time out chiesto da coach Sutura. Francesco, 12 Romagna, 20 Brixen, 5:25. Una rimonta che appare assai difficile, soprattutto per la difficoltà avuta fino a questo momento per andare al tiro del Romagna, ma tutto si può fare, tutto può accadere nella palomano. Ah sì, quello sicuramente, però dobbiamo essere anche realisti. L'importante è tenere il risultato basso, quindi non farli dilagare, quindi i ragazzi si stanno tenendo, perché dopo un 15 minuti senza fare gol poteva andare molto peggio, invece i ragazzi stanno reagendo e sono in partita, quindi è giusto così. Per la prima volta nelle 5 partite finora disputate, probabilmente, usiamo questo termine, gli avversari non supereranno quota 30, che anche moralmente è un buon inizio per ricominciare la risalita. Ma sì, ma i ragazzi sanno del loro potenziale, sanno che queste non sono le partite che devono vincere, ma sono partite dove devono fare esperienza per arrivare a un finale di stagione dove poi lì è veramente importante poi fare la differenza, soprattutto contro le dirette avversarie. Quindi queste sono partite dove accumulare esperienza, mettere in saccoccia e portare a casa, poi a fine anno ne riparleremo. Sempre uomo in più per il Romagna. Romagna che dopo la sosta per la pausa nazionale il 22 ottobre farà visita al Fondi e il 29 in casa ospiterà il Secchia Rubiera, a proposito di partite contro le dirette concorrenti. Ora Di Giulio si alza e c'è la parata di Redelli su Versacco. Il tiro di Antic, la parata, gli arbitri lasciano correre, dall'altra parte c'è la rete di Balli che segna la sua terza rete quando mancano 4:30, più 9 per il Brixen. Antic, Mazzanti, Fioretti, Fioretti viene fermato da Bulgamini. Allora, Ceroni dai 9. Mazzanti, accelerano gli esterni, prova il tiro ancora Antic, c'è ancora Mate Volarevic. Per adesso ha il 100% di parate Virer in porta. Sì, scusate, era Virer, non Volarevic. Degno sostituto, un rigore e un intervento al primo tiro, complimenti anche a lui. In una serata dove gli attacchi non hanno funzionato particolarmente bene, avere i portieri che parano
è molto importante. Redaelli dall'altra parte replica, suo settimo intervento di serata. Ora Fioretti, Antic, Mazzanti, 3 minuti esatti. 3 minuti esatti, ora Romagna sta sulla linea dei terzini. Va ancora sulla stessa linea con Fioretti, prova l'imbucata per Ceroni. L'attacco del Romagna, 2 minuti e 20, partita pressoché finita. Di Giulio ancora in lanciate contropiede, questa volta la parata di Redaelli. 2 minuti a Bandini per il fallo sulla conclusione, la spinta al momento del tiro, rigore. Piccola spinta di Mattia su Riccardo Di Giulio, che l'arbitro però ha visto, che ha sbilanciato l'ala nel momento del salto, quindi è giusta la decisione, perché sì, era anche potenzialmente pericoloso, fuori equilibrio. Ora il rigore, Oberolla Hollander. Sì, penso sia un ragazzo delle giovanili, penso gli abbiano dato un premio, quindi ha tirato il rigore e ha trasformato egregiamente. Oberhollenser, scusate, Daniel segna la sua prima rete, 12-22, 1-30. Fioretti va a tagliare da destra a sinistra, c'è il fallo nel momento in cui stava per trovare il varco per il tiro. Rotaro di nuovo in campo, ultimi spiccioli di partita, Romagna ferma 12, Fioretti si alza, c'è la deviazione, c'è il tiro d'angolo. Mazzanti con Rotaru che prova a centrarsi, la palla per Gollini, vediamo, 2 minuti ancora per Konstantinos Mimikos, quindi finirà con l'uomo in meno, mancano 49 secondi per quel che conta ormai in questo finale di partita. E Romagna incassa la 5ª sconfitta su 5 partite in questo avvio di campionato dopo il suo ritorno in Serie 1. Serie Gold, che dire si voglia, ora Ceroni, non arriva la palla a Gollini, contropiede ancora per Di Giulio che viene trattenuto, ma segna il gol numero 23. 5ª rete per l'ala. Torna in campo anche Maroli per la parità, per l'uomo in più ora. Gollini perde palla, c'è il contropiede, ma finisce qua. Finisce l'ennesimo tentativo di contropiede. Finisce con il Brixen Bressanone che si impone 23-12. Sul Romagna vediamo i 5 gol di Giulio, le 2 di Bulzamini, 2 anche di Stefano Arcieri,
5 reti per Lucas Stricker, 3 reti per Hendrit Iballi, 2 per Ardian Iballi, 1 per Daniel Ober-Hollenzer che ha segnato nel finale sul rigore, 3 reti per Maris Versakos per Romagna, 1 rete Amaroli, 1 rete Albertini, 1 rete Bandini, 1 rete Rotaro, 1 rete Ceroni, 1 anche del portiere Mandelli, 6 reti per Ivan Antic. Ora le due squadre raccolgono gli applausi dei tifosi presenti, anche il Brixen che si merita questo successo pur senza strappare, ma giocando da grande squadra, addormentando la partita quando c'è il momento di addormentarla e spingendo quando è il momento giusto, come all'inizio del secondo tempo dove ha chiuso in pratica la pratica Romagna. Francesco Lodato, un commento finale sulla partita. Ma guarda, secondo me i ragazzi devono ripartire dai primi 25 minuti del primo tempo, devono giocare con esperienza, quindi non cadere nel tranello di giocare un gioco molto veloce, perché giustamente queste squadre sono molto più preparate rispetto a noi e quindi è giusto giocarsela in una maniera più intelligente e più tranquilla, diciamo. Quindi secondo me i primi 25 minuti si è vista una grande bella squadra in campo, dove sarei giocata a viso aperto contro una squadra molto più preparata rispetto a noi, quindi ci sta, da lì ripartirei e cancellerei il secondo tempo. Purtroppo non è possibile cancellarlo, quindi si prende atto della sconfitta di 12-23 per il Brixen. Dalla palestra cabina di Imola è davvero tutto, un saluto da Carlo Dall'Aglio e da tutta la Pallamano Romagna.